responsabilità all'amministrazione locale di destagionalizzare per un momento di crisi, dare la possibilità ai Comuni di restare stabile tutto l'anno. Però questo era solo un aspetto, perché molti Comuni, trasferendo lo Stato, sono più. Abbiamo il problema dell'IMU, e quindi la gente non ha lavoro, non ha soldi, quindi ci sono pochi finanziamenti, la 51 non c'è più, quindi ci sono tante cose che non funzionano in un momento di crisi. Quindi io credo che governare un ente come prima non è possibile. Allora, però, qual è possibile? Come vado alla conclusione? È possibile sicuramente quello che ha chiesto, perché per fabbricati di piccole dimensioni fino a 10,50 m per gli immobili, l'autorizzazione si sperà può rilasciare il comune con i soldi che pagano i cittadini, quindi si mettono in modo professionisti e si accelera e si evita di aspettare 7-8 mesi per fare le cifre. Per quanto riguarda, abbiamo come il parco, io penso vada visitato il piano parco, la riperimentazione, perché non è possibile vincolare delle aree, lasciare lì quelle aree veramente che vanno vincolate. E molte norme che erano questo territorio, non sto qui a elencare. E per quanto riguarda il problema degli annunci, che è stata rivisitata, è stata approvata, quella legge non era sufficiente, tanto per dirla tanto avvocati, soprattutto tanto amministratori che spesso non capendo del problema si parla tanto per parlare. Allora, lunedì sarà anche pubblicata dall'autorità di bacino la variazione della norma che vietava nelle 3 e 4 la stabilizzazione dei statuti. Quindi io prendo qui a fine mese.